guarda, io sono stato qui, sono già stato qui nel 1992 o forse 1993, quando questa cosa si chiamava Cinema Giovani, e per presentare un film del quale io comparivo come protagonista e parlatore, e il film si chiamava Il Trasloco, il regista era Renato De Maria, che c'è ancora da qualche parte, ed era un film sulla mia casa, una casa dove avevo vissuto per 20 anni negli anni 70-80. In realtà era un film sulla storia dei movimenti di quell'epoca. Ecco, ritorno a Torino, poi quelli erano gli anni 90, io vengo a Torino una volta ogni 20 anni, no? Prima c'ero stato nei primi anni 70 per ragioni non propriamente cinematografiche, e vabbè, invece adesso qua siamo qua per parlare soprattutto di questo film impressionante, con delle immagini bellissime, questo film sulla passione, che poi è un film sull'Apocalisse. Allora no, in realtà io sono qua per parlare dell'Apocalisse, perché sembra ormai che non mi chiedono più di parlare d'altro. La cosa non mi mette tanto di buon umore, che praticamente ogni volta che rispondo al telefono c'è qualcuno che mi dice: senti, vorremmo che tu ci parlassi dell'Apocalisse, della inevitabile estinzione del genere umano. Non è un tema sul quale si dovrebbe fare dello spirito, e invece a me a questo punto mi scappa. Il film del quale parliamo è soprattutto bellissimo, è come un commento, è un film sulla devastazione dell'ambiente planetario, e però la cosa che ti rimane è la bellezza della catastrofe, è la bellezza dell'Apocalisse. Per l'appunto, quel che ci rimane è la bellezza. La bellezza e l'Apocalisse sono le due cose, d'altronde, delle quali mi riesco ancora ad occuparmi insieme, la bellezza e l'Apocalisse. C'è stato un lungo periodo della mia vita e della nostra vita nel quale ci battevamo per cambiare la forma della vita quotidiana, la forma dell'ambiente in cui viviamo, e pensavamo che per fare questo fosse necessario cambiare la forma politica, la volontà politica di cambiare il mondo. Ecco, io penso che stiamo poco alla volta imparando una lezione difficilissima. Non so se facciamo in tempo ad impararla tutta, ma la lezione è che la politica non c'entra più niente, non è più capace di niente. Noi continuiamo, come quasi disperatamente, a cambiare il manovratore, ma il manovratore non sta più manovrando niente, fa finta, ma lui stesso si sta rendendo consapevole del fatto che la volontà umana non può più nulla. Un saluto agli amici del Torino Film Festival e un saluto anche ai miei amici torinesi, chissà, gli capita di vedermi, è tanto tempo che non li incontro. Perfetto, ringrazio. Gentilissimo.